Menu utente stufa. Appena alimento la stufa, il display si accende e compare la versione del firmware ed il modello. Il display in seguito si porta nella schermata iniziale di utilizzo. In questa schermata si può vedere il giorno, l'ora corrente, la temperatura rilevata e la temperatura desiderata. Infine, lo stato della stufa. A destra ci sono due LED, uno rosso per la temperatura e uno verde per il cronotermostato. Il LED rosso può essere acceso fisso se messo in modalità sì, lampeggiante se messo in modalità no, o spento al raggiungimento della temperatura. Il LED verde può essere acceso fisso se il cronotermostato è attivo, o spento se non è attivo. Premere il tasto di accensione per 3 secondi per accendere la stufa. Fatto ciò, la stessa farà le fasi di pulizia, carico, pausa, attesa fiamma, stabilizzazione fiamma prima di portarsi in accesa. Comparirà di conseguenza un numero che può variare da 1 a 6 utilizzando i tasti freccia, in base alla potenza desiderata. Per spegnere la stufa, tenere premuto per 3 secondi il tasto di accensione. Per accedere al menu utente, premere una volta il tasto Set e con i tasti freccia selezionare la voce desiderata tra temperatura ambiente, regolazione ora, accensioni, modalità, combustibile, ventilazione e infine carico. Per accedere ad ogni voce, premere quindi il tasto Set. Temperatura ambiente. Per modificare questa impostazione, premere una volta il tasto Set e regolare la temperatura desiderata con i tasti freccia. Al termine, premere Set per confermare. Regolazione ora. Per modificare questa impostazione, premere una volta il tasto Set e regolare ora e data corrente con i tasti freccia. Al termine, premere Set per confermare. Accensioni. Per modificare questa impostazione, premere una volta il tasto Set e attivare o disattivare il timer con i tasti freccia. Se confermo sul sì con il tasto Set, mi comparirà la schermata di regolazione del timer. Fatto ciò, utilizzare i tasti Set e freccia per impostare le fasce orarie. Le lettere indicano i giorni della settimana e sono attivi quelli con la lettera maiuscola. Sotto si imposta l'orario di accensione e spegnimento. Modalità. Per modificare questa impostazione, premere una volta il tasto Set e selezionare se attivare o meno la modulazione con i tasti freccia. Modulazione sì, la stufa va al minimo al raggiungimento della temperatura. Modulazione no, la stufa va in standby al raggiungimento della temperatura. Al termine, premere Set per confermare. Combustibile. Per modificare questa impostazione,
premere una volta il tasto Set e selezionare la lista desiderata con i tasti freccia, dove 1 pellet buono, 2 pellet molto scadente, 3 pellet e mais, 4 nocciolino, 5 lista personalizzabile. Al termine premere Set per confermare. Ventilazione. Per modificare questa impostazione, premere una volta il tasto Set e modificare la velocità del ventilatore di riscaldamento con i tasti freccia. La velocità può essere solo aumentata rispetto alla potenza di fuoco. Al termine, premere Set per confermare. Carico. Per modificare questa impostazione, premere una volta il tasto Set e utilizzare i tasti freccia per aumentare o diminuire la fiamma. Ogni tacca corrisponde a 2 decimi di secondo. Questa impostazione non serve a modificare la potenza, ma a fare una correzione che verrà riportata per tutte le 6 potenze. Al termine, premere Set per confermare.